per il vino italiano ci sono alcuni mercati che sono i must e devo dire che siamo molto forti, gli italiani sono molto forti, primi per valore negli Stati Uniti, primi per quantità in Germania, molto forti in Inghilterra, molto forti in Canada, molto forti in Svizzera. E se pensiamo bene, che mercati sono? I mercati dove il vino è stato introdotto dai nostri emigranti negli anni e è stato poi proposto in pubblico dalla ristorazione italiana in seguito. E non abbiamo nulla da invidiare ai nostri cugini francesi, i nostri vini sono di grandissima qualità. Abbiamo una varietà che neanche se li sogna nessun altro paese, inclusa la Francia. Dobbiamo essere capaci e dobbiamo avere come produttori la volontà di esplorare anche mercati secondari, ma che stanno diventando importanti e primari. La Cina purtroppo è un osso duro per noi, perché in Cina manca la cognizione che l'Italia sia un paese del vino, sia il paese del vino. La Francia è stata molto aggressiva e ha conquistato il mercato, noi non abbiamo mai fatto una presentazione istituzionale e una promozione istituzionale forte in un paese che conosce l'Italia per il fashion e per cui il vino rimane secondario, e purtroppo abbiamo una posizione che non è degna dell'Italia, siamo al quinto posto con dei fatturati un po' imbarazzanti, però pensiamo che man mano che anche il turismo ci aiuta, che i cinesi sempre di più vengono in Italia, noi che ci sforziamo, il settore pubblico che pian pianino si presenta ed è capace anche di fare qualche manifestazione, tutta questa coralità di presentazioni possa far sì che anche un mercato enorme come la Cina possa aprirsi al vino italiano di qualità.